E vado a tutti in questo nuovo video. Che dire, c'è un mix di delusione e incazzamento veramente assurdo. Tutto quello che è successo, una partita di merda, di merda, di merda, di merda, di merda. Partita male e finita peggio. Partita male e finita peggio. Uno schifo veramente. Vabbè, la telecronaca, passando al fatto che non lo sapevo, me l'ha detto mio padre che quello che faceva la telecronaca era stato un ex bandiera della Lazio. Vabbè, non lo sapevo. Ok, poi l'arbitro, mamma mia, l'arbitro, domani di capo che arbitro corrotto, venduto di merda. E lo dico, non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Lo dico perché non è possibile, non è possibile. Il primo rigore non c'era, non c'era. È un mezzo contrasto tra i due, un colpo tra le due ginocchia. Prendetemi per pazzo, sarà quello che volete. Ho visto un sacco di cose, un sacco di commenti. È stato veramente uno schifo quella cosa là. È stato uno schifo tremendo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Che delusione, che delusione, che delusione. Non ce la faccio proprio. Sono delusissimo, guardate, sono delusissimo in una maniera veramente assurda. Mi sono incazzato. A un certo punto ho cominciato veramente a tirato, vabbè, ma qua non si vede, però tipo qui, ecco. No, aspettate, qui vedi c'è sto sgabello. Io ho tipo tirato un calcio a un certo punto a sto sgabello perché veramente ero incazzato con l'arbitro. Mamma mia, l'arbitro che guardate tutto e di più. Cioè, allora, il bello è che no, davano dei fuorigioco, ne hanno dati due nel primo tempo che non c'erano, ok, il primo tempo lo Spezia meritava di stare 1-0, tranquillamente lo possiamo dire, meritava il vantaggio, perché ok, ma se non avesse segnato quel rigore, lo Spezia non sarebbe passato oggi, veramente ha avuto quel buco di fortuna, avrebbe, non dire quell'altra cosa, ha avuto una fortuna sfacciata che veramente gli hanno dato quel rigore iniziale, perché se non avessero dato quel rigore non avrebbe mai segnato. Poi un sacco di volte la passavamo dietro a Paolo Lopez, chiaramente. Poi tutte le big vanno ai supplementari, però tu dici vabbè, dai, poi andrà bene, no, ai supplementari, perché chiaramente riesce a ciuffarla. Poi Maioral si è mangiato un po' di gol. Pedro l'ha giocata pure bene la partita. Mkhitaryan ha fatto un grandissimo gol, cioè, nel senso, hanno giocato tutti abbastanza bene, solo che andavano troppo dietro al portiere. Poi, vabbè, poi chiaramente Bruno Perez non mi è piaciuto, Spinazzola pure non mi è piaciuto, e dalla partita con e da quando è ritornato dall'infortunio non mi è piaciuto proprio. Cioè, con l'Inter, vabbè, con l'Inter gli era appena proprio tornato, quindi lì lo giustifico, però nelle altre due non mi è piaciuto proprio. Cioè, Derby, questa non mi è proprio piaciuta. Poi chiaramente com'è che va a finire la partita? Va a finire che tu stai giocando bene, ok? Perché nel secondo tempo obiettivamente meritavamo noi il 3-2, ma in realtà si mangia il gol all'86esimo, che adesso stavamo ai quarti di finale. Chiaramente cosa succede? Che dopo, che questa qui poi è la seconda eliminazione da parte dello Spezia dopo quella del 2015-16, dopo cosa succede? Che tu vai a fare i supplementari, chiaramente, e ti trovi un po' immerdato, no? Perché io vedevo che alla fine del secondo tempo tutte e due stavano un po' stringendo. Perché? Perché lo Spezia alla fine, se avesse perso, tu dici, vabbè, ho perso con la Roma, ci può stare, no? Perché il tasso tecnico dovrebbe essere diverso, maledizione, maledizione. Oggi sono più incazzato con l'arbitro che con i giocatori, perché alla fine i giocatori ci hanno provato, ci hanno messo tutto quanto, almeno si è visto atteggiamento buono, anzi ottimo. Poi qual era il punto? Che meno male, sono contento che non siamo passati per un semplice motivo, che da quel che ho capito si dovrebbe giocare settimana prossima, cioè si giocherà settimana prossima, giocherà a questo punto o Spezia Napoli o Napoli Spezia. Comunque qual era la cosa? Che praticamente noi avevamo squalificato Paolo Lopez. Se Mirante c'era ancora questo problema, tu devi andare a giocare con Fuzzato, che oggi non è che, va bene che ha fatto una grandissima parata, ma poi sul gol di Verde non poteva fare niente. Chiaramente l'ex, e poi però chiaramente Savonara gli fa quel gol, ma perché? Ritornando indietro un attimo,
tu giochi tempi supplementari, cioè giochi la fine dei 90 minuti che stai cagando sotto. Hai avuto la possibilità con Mayoral che si è mangiato un botto di gol. Hanno avuto un portiere che è loro che è stato fenomenale, vabbè. Diciamo forse sarà la sua seconda volta nella storia dello Spezia che arriva ai quarti di finale della Coppa Italia. Chiaramente la Roma che non ci punta, cioè dalla stagione 2016, vabbè, facendo finta quella stagione prima, diciamo, dal 2016-17 praticamente che la Roma non ci punta più, no? Facendo finta che quella 2015-16, cioè scambiando due stagioni, ok? 17-18 esce col Torino, 18-19 passi con l'entella e poi esci distrutto in quel modo. Che oggi è ancora peggio di quella volta, perché a me quella volta stavi con la Fiorentina, contro la Fiorentina ci poteva pure stare di perdere con la Fiorentina, perché alla fine, vabbè. E lì però è stata un'umiliazione. Poi l'anno scorso siamo rimasti fregati, ma perché chiaramente trovi la Juve, fece 3-1, vabbè. Ok, ci ha pure provato nel secondo tempo, ma il primo tempo. Beh, scusate, ritorno perché. Chiaramente sono rimasto fregato perché non ho manco più spazio sul telefono, non capisco perché, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, finendo di dire, tu subisci tutto questo perché chiaramente non segni nel secondo tempo, non segni nel secondo tempo, poi all'inizio non mi ricordo manco a che minuto era, sto rimuovendo tutto. Comunque, ti prendi l'espulsione di Mancini. Espulsione di Mancini che secondo me è stata alquanto generosa. Poi quello non me ne ero accorto, ma non me ne ero accorto perché poi cioè, parte l'incazzatura, quindi certe cose non te ne accorgi. Poi dopo che ti succede? Mancini viene espulso, è ok. Ma poi qual è l'altra cosa? Becchi Paolo Lopez che purtroppo non ri, che quella secondo me è stata generosa anche perché c'era secondo me qualche giallo che non è stato dato. Dei fuorigioco chiamati a noi che non c'erano, quindi vabbè, lasciamo perdere. O comunque chiamati molto in ritardo, probabilmente perché tengono in Coppa Italia anche la stessa regola del campionato. Che tu probabilmente devi far finire l'azione. Se c'è possibilità, vai a vedere al VAR se viene segnato un gol. Diciamo, ecco. Però vabbè, comunque, Paolo Lopez purtroppo non riesce a prendere la palla. Riesce a prendere la palla purtroppo e viene e travolge, non mi ricordo chi era comunque l'attaccante loro, non so se era Galabino, no Galabino era già uscito, boh vabbè forse Sabon, no non mi ricordo, comunque uno di quelli mi dà un nuovo rosso chiaramente perché è stata tutta la partita contro di noi l'arbitro, perché veramente cioè, non è possibile, non ci ha dato mai niente, ovviamente ho anche sentito appunto dicevo che l'arbitro non aveva fischiato in quell'azione appunto del fallo di Mancini che poi ha dato il fallo e dico vabbè, poi cosa succede? Che viene fatto una sostituzione l'arbitro, l'arbitro mi stava sulle palle, guardate, mi stava sulle palle quell'arbitro, è schifo, guardate, veramente è proprio assurdo. Comunque, scusate, torniamo un attimo seri. Dopo di questo, tu sei costretto a fare due cambi perché tu non hai, cioè perché diciamo, nessuno di quelli che sta nella tua squadra può fare il portiere chiaramente, quindi tu sei costretto a mettere, cioè a mettere il portiere, il problema è che non avevi Mirante perché Mirante aveva avuto un problema, ok? Paolo Lopez che poi sostanzialmente aveva fatto anche bene, cioè perché il gol, quello che ha subito, non poteva farci niente. Su rigore aveva intuito ma non ha potuto fare niente, ha fatto qualche altra bella parata, ma quindi sostanzialmente Paolo mi sta facendo bene, ok? Ma tu sei costretto a fare il cambio, quindi chi puoi mettere? Avevi non so se avevi forse Farelli in mezzo, ma che tipo un quarto portiere che non so manco chi è, dicono che da 4 anni non gioca, non lo so, beh. E poi Fuzzato, che purtroppo Fuzzato non ha mai giocato con la Roma, ok? Perché non hai mai avuto possibilità di giocare perché. Per dire che ne so, se tu ti fossi trovato nell'anno quello 2016-17, tu potevi anche far entrare potenzialmente un terzo portiere in una partita così, ok? Ma quest'anno no, perché chiaramente hai problemi in portieri, quindi far entrare uno che non ha mai giocato poi è sempre rischioso. Ti fa pure una bella parata, però poi purtroppo fai un tracollo assurdo perché giocavi il 9, poi tu metti un altro difensore come Ibañez. Ok,
Poi io l'avevo sentito, chiaramente che quello diceva che gli arbitri dicevano che si poteva fare tutto. Quindi io ero tranquillo tutto quanto, perché Pellegrini probabilmente sapeva che poteva succedere qualche casino e quindi mi ha detto: Mister, no, 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 fermo. Praticamente verso la fine, quando eravamo ancora sul 3-2, viene detto dai telecronisti, di cui uno era laziale, appunto, contro un altro video. Guardate che ci ha avvisato la regia che non si poteva fare, la sostituzione che hanno fatto. Perché da quello che si è capito, tu puoi fare, allora, o se tu ne hai fatte quattro sostituzioni, ne puoi fare, cioè non ho capito se ne puoi fare una in più, in supplementare, in base a quante ne hai fatte nei tempi regolamentari, oppure ne puoi fare cinque però. Praticamente se tu ne hai fatte 4 nel tempo regolamentare devo fare una quinta, cioè non si è capita questa cosa bene. Probabilmente è più il fatto che se tu ne hai fatte, cioè tu ne puoi fare 5, però comunque hai una possibilità di sostituzione dopo. Comunque sta di fatto che probabilmente tu puoi fare una sostituzione in più, cioè una possibile sesta, ma non ne puoi fare due insieme, cioè la supplementare ne puoi fare solo una. E questo si è scoperto dopo, quindi loro hanno cominciato a far fuori tra di loro e comunque anche se la Roma dovesse recuperare e andare ai rigori, la perderebbe a tavolino. L'arbitro chiaramente ha detto: sì, potete farlo, coglione, coglione, non ti sopporto, arbitro di merda, spero che non ti faranno mai più arbitrare nella tua vita. Comunque, morale della favola, alla fine dopo perdiamo perché chiaramente il povero Fuzzato ha preso il 3-2, ma lì Bruno Perez chiaramente. E poi becca il pallonetto alla Totti, diciamo, di Saponara, che purtroppo lui non poteva fare niente. Quindi va a finire così. Maledizione, maledizione. Questa partita l'ha indirizzata quell'arbitro cornuto, cornuto, cornuto. Non voglio sapere niente. Se l'arbitro vede questo video, non me ne frega niente. Arbitro, vuoi vedere questo video? Vuoi dirmi qualcosa? Scrivimi un commento qui sotto. Guarda questo video e dimmi qualcosa. E poi vediamo, ci incontriamo faccia a faccia. Faccia a faccia ci incontriamo, capito? Ci incontriamo. Stai muto, perché è colpa tua se noi. Se stava colpa tua se noi andavamo ai rigori, la vincevamo e poi ci toglievano la partita, perché ci avevi detto tu che potevamo farlo. E io, quindi ora muto. Adesso, vabbè, potremmo ancora un attimo seri. Non so Fonseca come andrà a finire la sua storia perché lo vedo molto in bilico. Cioè, adesso io non so che dire perché io oggi speravo di passare. Quindi non so manco dire se domenica dovesse vincere, però sicuramente domenica metterai Dzeko dal primo minuto, metterai, probabilmente opterai per Pellegrini davanti e fare Pellegrini Mkhitaryan e metterai dietro Veretout Villar, poi metterai Spinazzola e Karsdorp. E poi chiaramente metterai Mancini, Ibañez, Smalling e poi metterai Paolo Lopez, credo, perché Milante non so se recupera. Però io non lo so, cioè io non lo so come potrà andare avanti Fonseca, perché chiaramente perdere due partite così in una settimana, cioè non è facile. Chiaramente mentre il derby ci può stare, perché alla fine dici comunque è una squadra forte tutto quanto, ma stasera è veramente successo tutto un casino, guardate. Non voglio sapere più niente. Fatemi sapere cosa ne pensate, commentate, spocciate, scrivete e ci vediamo al prossimo video. Bella.